Buongiorno a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti in questo nuovo video. Questo sarà il video dei top 5, 5 top lipstick, 5 lipstick rossetti top dell'estate. Allora, ho già fatto la classifica dell'inverno e della primavera e questo appunto riguarda l'estate. Fatemi sapere se preferite vederlo quando la stagione si è conclusa oppure durante la stagione, perché forse non ha molto senso così. Comunque non ci sono solo rossetti questa volta, ma ci sono due gloss e poi tre rossetti. Iniziamo subito dal primo. Il primo è molto molto delicato, quasi impercettibile, ed è questo stick che in realtà è un burro cacao della Tony Moly, molto molto carino. Questo l'avevo preso sul sito di estai.com, vi lascio sempre il link sotto dell'oggetto collegato, ma comunque credo che potete trovarlo anche sul sito di Sephora se non è ancora sold out. C'è in diverse colorazioni, adesso vi faccio vedere. Allora, d'estate non mi piace tanto avere le labbra secche, quindi mettere una tinta opaca perché mi dà fastidio, e quindi a volte opto appunto per una cosa un po' più leggera. Ovviamente questo tipo di prodotto va via subito e direi che è anche perfetto, però vedete che comunque rilascia del colore, è un burro cacao comunque rosato. Il secondo prodotto che ho utilizzato tantissimo quest'estate, infatti è a metà praticamente, questo gloss della NYX che ho comprato su Amazon. Ho fatto un ordine, dovevo raggiungere la soglia dei 30 euro per avere le spedizioni gratis, ho visto che alcuni di questi gloss su Amazon costano 1 euro, 2 euro, una cosa del genere. Se riesco a trovare il link ve lo lascio sotto. Ed è questo gloss che in realtà sembra una cosa abbastanza inutile, però all'interno ha delle perlescenze bellissime. Io lo trovo veramente molto bello anche per valorizzare rossetti opachi, per esempio. Se concentrate il prodotto è più coprente. Comunque questi sono i suoi riflessi. Scusatemi per il cerotto, ma mi sono fatta male. Ve lo faccio vedere sulle labbra. La cosa che mi piace è che non è molto appiccicoso come i soliti gloss che potete trovare in giro. E su Amazon ho preso anche la versione più berry, quindi più fucsia, ma questo l'ho utilizzato più dell'altro. Si strucca molto facilmente e ovviamente dovete stare attenti perché rilascia i glitter. Il terzo prodotto di cui parlo è una tinta Sephora. Come sapete io ne ho forse 3 o 2. Una ve l'ho già mostrata forse nel primo video dei 5 rossetti top che ho utilizzato di più, forse per l'inverno. È una tinta appunto opaca ed è molto accesa e la trovo perfetta per l'estate. E soprattutto se avete la pelle abbronzata è ancora meglio. Come sicuramente vi ho già detto, a me le tinte Sephora piacciono veramente tanto. Allora, ho prelevato il prodotto solamente una volta, adesso si asciuga e diventa totalmente opaca. E questa tinta resiste anche per 7 ore. Vedete che già si sta asciugando? Devo fare in fretta. Ho approfittato per fare un altro strato di fondotinta, insomma, perché mi ero un po' macchiata le labbra. Adesso passiamo al quarto preferito, il quarto più usato dell'estate. Ovviamente non è una classifica, ribadiamo, perché comunque li usate tutti più o meno allo stesso modo. È questo è Margherita di Giambattista Valli, una collezione di MAC estiva che è uscita l'anno scorso, ed è un colore che può sembrare importabile, però a me piace veramente tanto, secondo me è molto portabile. È questo colore arancione con una base parecchio bianca. Questo è appunto lo swatch, non so come sembra in telecamera, qui dall'anteprima sembra quasi un pesca. Il pack dei rossetti della collezione Giambattista Valli è bellissimo. Io lo amo, a me piace tantissimo. Forse mi sta meglio con i capelli biondi. Fatemi sapere se ti piace. Io veramente esco pazza per questo colore, è stupendo. Poi per me non ci sono, diciamo, rossetti che sono più portabili o meno. Alla fine sono gusti. Io in estate sono anche uscita con Dominatrix, che è il marrone di Jeffree Star, ma senza farmi tanti problemi, perché questi comunque non sono dei rossetti estivi, sono i rossetti che ho utilizzato di più, ma metto anche colori più scuri d'estate, non me ne frega niente sinceramente. Quindi se volete uscire con il blu sulle labbra scuro d'estate oppure l'arancione d'inverno, perché non farlo alla fine? Ho lasciato per l'ultimo un rossetto che vorrei indossare stamattina perché sto per uscire, ed è questo. Sì, l'ho fatto di nuovo, ho comprato in realtà altri due rossetti liquidi di Jeffree Star. Come sapete ormai li colleziono,
e prima o poi lo so che li avrò tutti. Questo è Mannequin. Questo è uscito in realtà da poco e me ne sono subito innamorata, però non ho avuto l'occasione di prenderlo e l'ho comprato. Comunque il rossetto di Giambattista Valli era una limited che costava 21 euro. I rossetti di Jeffree Star li potete trovare a 20 euro circa, li vendono sul sito di Jeffree Star ufficiale, però non spedisce in Italia per adesso. Poi ho visto che li hanno inseriti su beautybuy.com e ci sono le spedizioni gratis, oppure potete acquistarli su beautylish.com, dove li acquisto io. È un nude stupendo, secondo me sta meglio però senza abbronzatura, cioè con la pelle chiara. Infatti l'ho utilizzato per lo più all'inizio dell'estate, quando ancora non era abbronzata. È un nude chiarissimo, più chiaro di Celebrity Skin, perché li ho messi a confronto. Mi sembra giusto farvelo vedere anche sulla mano, perché comunque i colori cambiano a seconda della pigmentazione delle labbra. Su alcuni può fare effetto correttore, però adesso sono ancora un po' abbronzata. Credo che prenderò anche Celebrity Skin, che è appunto la versione un pochettino più scura ma molto celebre di Jeffree Star. È una linea cosmetica americana, comunque ne parlo sempre nei miei video, quindi lo saprete già. E niente ragazzi e ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere se avete qualcuno di questi prodotti. Fatemi sapere comunque quale rossetto liquido oppure gloss avete utilizzato più in questa estate, così scopro anche prodotti nuovi. Io vi mando tanti antibaci e al prossimo video. Ciao!